Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Bene, grazie. Luca Paolo. Per alcuni la colpa è della politica, è la politica a non occuparsi di quello che serve davvero al paese, a vivere in una perenne campagna elettorale. Per altri la colpa è tua, Floris, tua e dei giornalisti che non si occupano di essere i cani da guardia della politica e distraggono l'opinione pubblica. Ma questa settimana finalmente abbiamo capito, abbiamo chiaro davanti agli occhi che la colpa è nostra. Nostra degli italiani. Di tutti noi, di questo popolo che molti descrivono come brava gente, operosa. Insomma, in una settimana in cui le nostre coste sono gremite di migranti. In cui stiamo andando verso uno scontro diplomatico con la Germania. Una settimana in cui le borse hanno bocciato la manovra finanziaria. In cui abbiamo scoperto che il nostro debito pubblico probabilmente non diminuirà. In cui in Europa si è aperto un altro fronte di guerra. In cui Putin ha riparlato di guerra nucleare. Noi abbiamo parlato della pesca. La pesca con la bambina, la bambina con la pesca in mano. Il mondo è nella merda e noi abbiamo discusso per giorni della pubblicità di un supermercato. Ma io dico, ma non basterebbe questo per chiudere la puntata qui, andarsene tutti a casa, abbracciare i nostri cari e aspettare che un asteroide ci colpisca? Dico, non basterebbe? È finita, oggi la puntata è finita, andiamo a casa. Della giornata invece, venerdì scorso, U-Trend ha analizzato che sui giornali si parlava più dello spot di Esselunga che del fatto che non abbiamo una lira. Ma guardate qui. Ecco, bambina con pesca batte ministro delle finanze 43-39. E i giornali ne parlano mica per colpa loro. No, per colpa nostra. Siamo noi italiani che vogliamo parlare di quello. E questo che cosa vuol dire? Che dobbiamo smetterla di lamentarci se da anni a governarci ci sono degli inadeguati cialtroni, perché sono esattamente quello che ci meritiamo noi. Noi che ci siamo divisi tra lo spot è una minaccia per le famiglie non tradizionali. E finalmente uno spot che parla delle famiglie normali. Senza che nessuno pensasse che quello spot invece aveva uno scopo, uno soltanto, ovvero venderci degli zucchini, farci fare la carta fidati, regalarci un dentifricio se ne compriamo altri due. Solo e unicamente quello. E a tutti quelli come, ho preso questo qua a caso, è l'anonimo Massimo su Twitter, che comunque ha 7000 follower, ecco. Questo qui, e ha scritto: grazie Esselunga, spero sia l'inizio del ritorno alla normalità, viva la famiglia tradizionale, viva le mamme e i papà. Ecco, noi a Massimo vorremmo dire solo una cosa: si sono lasciati, Massimo! Papà probabilmente si tromba la babysitter 19enne della bambina. Mamma esce con l'insegnante di yoga, è finita. E sai, Massimo, sapete com'è andata quando papà ha chiamato mamma per ringraziarla della pesca? È andata così. Ciao, la bambina mi ha detto che mi hai comprato una pesca, grazie. Non l'ho comprata io, l'ha presa lei. Ma guarda, lo sapevo, figurati se fai una cosa gentile. Ah, senti chi parla, la pesca falla mangiare a quella stronza che girava mezza nuda per casa, impotente. Ma vaffanculo, sto mese non ti do una lira, fatti mantenere dal maestro di yoga che porti al ristorante, sto straccione. Sì, sicuro, da domani parla solo col mio avvocato, vaffanculo tu, Zucca. Zucca. Ecco, è finita così, Massimo, devi fartene una ragione, così per una volta dobbiamo spezzare una lancia a favore di Elly Schlein. Che alla domanda su cosa pensasse dello spot Esselunga ha risposto: ah, non l'ho visto, non so di cosa parlate. E poi a pensarci bene è la risposta più adulta che si potesse dare a quella domanda, e per una volta che l'aveva data è stata pure criticata. Ma tutti gli altri hanno detto la loro, da Meloni a Bonelli, che vorrebbe dire da quelli che contano a quelli che non contano un cazzo. Non poteva mancare Salvini, che avendo due o tre famiglie tradizionali si è sentito chiamato in causa, naturalmente. Ha detto: dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati. Ma quasi mai citati e spesso troppo dimenticati da chi? Salvi, ma chi è che si dimentica dei papà e le mamme? Ma dove succede che a qualcuno dica: oh, salutami papà e mamma, e lui risponda: chi cazzo sono che l'ho dimenticato, scusa? Ma che dice, Salvi? Ma se te li dimenticherai te papà e mamma quando fai serata, ma non noi. Comunque alla tweet di Salvini ha risposto Calenda, che è stato perentorio. Matteo, non rompere le palle, vai a lavorare. Giusto, bravo Calenda. Ma è possibile perdere del tempo a fare un tweet su sta roba dell'Esselunga? Ma infatti un politico non deve perdere tempo facendo dei tweet su sta roba. Infatti Calenda, che lui sì che è uno serio, ne ha fatti quattro. Sono tutti e tre, ultimi tre, eccoli qua. Adesso ve li facciamo vedere, random, così con calma. Uno è questo qua, perché poi faceva il tweet per dire non bisogna. Fai vedere anche l'altro, sono tre, guarda, tre più quello lì. Sì. Questo, poi ce n'è un altro ancora. Tutti che dicevano: non si deve fare tweet sull'Esselunga. Lo stai facendo, Calenda, lo stai facendo. E non solo, ha fatto pure un video. Un video che vi facciamo vedere. Vedete, guardate sto video. Intelligenza. Allora, in questo paese di scelenterati a cui mancano i pollici opponibili, più o meno livello scimmia, col 30% di analfabeti funzionali,
tutto il governo sta discutendo della pesca di Esselunga. Ecco, vorremmo comunicare a Calenda che quei celenterati senza pollici opponibili nei suoi sogni dovrebbero votare per lui, quindi insultare gli italiani non sembra una strategia furbissima, infatti non sta funzionando. Non è proprio in ascesa nei sondaggi. Ma domenica, quando pensavamo che ormai il peggio fosse passato, cioè che i nostri politici avessero già dato e detto il peggio sulla fair pesca, è tornato lui, Matteo Salvini. Detto Desperado, ha pubblicato un video di lui all'Esselunga che fa la spesa. E ha scritto le domeniche belle all'Esselunga. Ecco, vedi? Ecco. Tanta roba. Tanta roba. Cioè, per lui, le domeniche belle all'Esselunga. Cioè, per lui, quelle belle sono le domeniche che passa all'Esselunga. Chissà cosa cazzo fai quelle brutte. Guardate che questo post comunque racconta tantissimo della qualità della vita e del senso del bello per Salvini e famiglia. Tra l'altro Salvini ha avuto anche un'altra sfiga nella sua vita, cioè di vivere nel periodo sbagliato. Sì, perché la gente dimentica le cazzate che dice. Ma internet no. Guardate qui, 2018. Guarda cosa diceva la Lega. E certo, i negozi chiusi la domenica, certo. Le domeniche belle sono quelle che lui passa in un negozio che secondo lui però dovrebbe essere chiuso, cioè ci dovrebbe essere chiuso dentro, ecco. Ma siamo sicuri che della Lega non ci sia uno più intelligente? Hai detto intelligente? Sì. Eccoci qua, il nostro bel ministro Lollobrigida. Eccolo qui, lo vediamo mentre guarda passare i treni. Sì. Lollobrigida è il ministro della sovranità alimentare. La sovranità alimentare. Che nessuno ha capito cosa voglia dire, ma vabbè. Lui voleva chiaramente essere il ministro della difesa, ma si capisce. Da quando il ministro ha dichiarato che siamo sotto attacco? Secondo Lollobrigida la dieta mediterranea è sotto attacco. L'agricoltura è sotto attacco. La carne è sotto attacco. La lingua italiana è sotto attacco. E questa settimana essere sotto attacco, non si capisce bene di chi, è il vino. Il vino, sì. Che non so se lo sapete, in studio lì, non solo non fa male, ma fa proprio bene. Fa bene. Perché non è che le sostanze psicotrope fanno tutte male. No. Alcune fanno male, tipo, lo so, la marijuana. Sì. E altre fanno bene, l'alcol. Sì, ma hai visto che il vino fa bene. Va bene, bene. Per Lollobrigida ha detto che è sotto attacco dei... Ha usato sta neoproibizionista. Sì, ha detto proprio così, è inutile che l'ha detto. Il marito della sorella dei Fratelli d'Italia ha detto che gli altri sono neoproibizionisti. Gli altri, per difendere il vino, Lollo ha deciso di associarlo alle manifestazioni sportive. Sì, le idee, ecco l'ultima trovata, abbinare il vino al benessere fisico con gli eventi sportivi. Sì, perché... Le idee sono tantissime, tipo il salto con l'asta con un prosecco in mano. Ma prova, perché non è mica facile senza farlo cadere. La partita fumati contro ubriachi. Chi non si è mai fatto uno spritz tra il primo e il secondo tempo? Comunque, speriamo che tutti sti attacchi alle eccellenze italiane finiscano. Anche se pare che la rucola stia vivendo giorni difficili, la sinistra radical chic l'ha messa nel mirino, ma vedremo. No. Comunque il governo si sta specializzando, l'abbiamo capito, soprattutto nel cercare nemici, e li trova dovunque, grazie al cielo anche di fianco dei difensori, come dire, belli arditi. Vabbè, ultimamente è arrivato il generale Vannacci, autore del bestseller Il mondo al contrario. Sì, che è la frase che diceva mio nonno quando saliva sull'autobus e vedeva i cappelloni. Per lì sembrava proprio femmina, proprio il mondo al contrario. Esatto. E Vannacci ci ha fatto un libro. Esatto, Vannacci porta avanti la fierezza del popolo italico, della tradizione e della famiglia tradizionale. Alle femmine deve piacere il pisello, ai maschi la patatina, stop, basta. E infatti il suo periodo storico preferito è l'impero romano. Il suo idolo, quello di cui... quello il cui sangue gli scorre nelle vene è Giulio Cesare. Mi è caduto sul Vannacci. Perché a Giulio Cesare, sì, la patatina gli piaceva, ma non era proprio la sua specialità. Diciamo che Giulio Cesare andava a vela, ma gli piaceva anche tanto il motore. Certi motori si accendeva di Giulio Cesare. Alberi motore. Sì. Ma la cosa che ha raccontato Alberto Angela è peggio. Pare che a Roma tutti fossero un po' motorizzati. E qui la domanda è lecita. Ma non è che il generale Vannacci ci vuole dire qualcosa? Comunque Vannacci, non ci sarebbe nulla di male, Generale, stia sereno, abbiamo tanti amici Vannacci. Sì, che sono anche persone per bene, come si aggiunge. Come noi, ma come ogni settimana, ogni tre minuti, dobbiamo di nuovo parlare di lui, il protagonista del Verdone. Matteo Salvini. Ma questa settimana, allora, non si è fatto sentire solo per quella sacrosanta difesa dello spot della pesca. Attaccato da chi non è chiarissimo, vabbè. Matteo si è distinto per un'altra battaglia, una lunga guerra di logoramento che combatte da anni contro uno dei suoi nemici più subdoli.
Richard Gere. L'attore era atteso come testimone nel processo Open Arms, ovviamente, dove lui è imputato, ma non sarà presente perché sta girando un film. E qui Salvini non ha perso occasione per compiere il gesto di un serio ministro della Repubblica. Cioè fare gne gne su Instagram. Sì, è stato meglio Hollywood dei profughi. Tra l'altro, notate chi ha scelto la foto, non lo so, perché Richard Gere in effetti sembra impegnato mentre aiuta una persona. Ma guardate Salvini. Salvini invece è dietro nel circoletto e sembra che stia cercando di leggere l'ultima riga del cartello dall'oculista, capito? Noi lo critichiamo sempre, ma forse in questo caso ha ragione, davanti a un evento così importante, come può una persona scegliere Hollywood, cioè preferire lo spettacolo all'impegno? Su. Ah, Salvini non è mai successo. Ma mai, mai. Ed è per questo che lui si sente... Migranti, dovere... Salvini assente a vertice UE... Perché deve andare. Perché deve andare da Barbara D'Urso, ma questo non posso dire, non è mai una favola quest'uomo. Se non fosse ministro ci sarebbe anche da ridere, purtroppo però... Per esempio c'è stato, sempre rimaniamo su Salvini, ma non l'abbiamo fatto apposta, ma questa settimana c'è stato un evento, insomma, che è stato importante per tutti gli uomini di Stato italiano, cioè i funerali di Giorgio Napolitano. Eh beh, insomma, un evento molto toccante perché se n'è andato un uomo gigantesco, di una caratura morale e politica unica, tutti ovviamente. Hanno espresso cordoglio, persino Papa Francesco. Flores, tu ti chiederai... Lo ha fatto anche Matteo Salvini. Allora, se te lo chiedi, sei una brutta persona. Comunque in generale. Comunque lo sappiamo già. Salvini ha usato Instagram per piangere e mostrare tutto il suo dolore per una perdita così fondamentale. Sì, ha postato una foto di quest'uomo così anziano ma così forte, un leader gentile che ha fatto la storia. Un uomo che Matteo ricorda così, con questa bella immagine. Ecco, guardate che bella. Albus silente. Sì. Cioè Salvini non ha messo una sola foto per ricordare il presidente emerito della Repubblica, ma ha pianto la scomparsa del preside della scuola di Harry Potter. Certo. Io lo trovo coerente, perché tra il libro della Costituzione e quello di Harry Potter... Di sicuro Salvini ha guardato le figure del secondo. Sì, sì, anche perché il primo non ce l'ha, è più difficile per lui. Comunque, Floris, scherziamo, Salvini, il posto di condoglianze lo ha fatto. Come se l'ha fatto, certo. Eccolo qua. Per la puledra scilla. E dai. Napolitano, dai, non te la prendere, sarà per la prossima volta. Mi dispiace per la puledra, però, porca miseria. Ma a proposito di deceduti. Il protagonista del weekend è stato però un altro celebre scomparso, defunto, Silvio Berlusconi. Quanto ci manca! Il 29 settembre si è celebrato il Berlusconi Day. Tra l'altro l'hanno chiamato Berlusconi Day al singolare, ma è durato 3 giorni. Sì. Cioè un giorno l'hanno dichiarato, gli altri 2 li hanno fatti in nero, capito? Vecchia abitudine. Hanno celebrato Silvione, che tanto ha lasciato la politica, lo sport e soprattutto a Marta Fascina. Ma Marta non c'era. Marta non c'era. No. Marta soffre troppo. Da mesi non va in Parlamento e soprattutto non esce di casa. Questa seconda. Anche Paolo Berlusconi ha provato a farle forza dichiarando... Deve farsi forza, adempiere i suoi impegni anche in memoria di lui. Che è un modo un po' articolato per dire... Quando è che te ne vai da casa nostra? Perché insomma... No? Ma per fortuna nel grigiore del primo fine settimana autunnale è arrivato a divertirci lui, il nostro nuovo idolo. L'avevamo detto che ci avrebbe dato tante soddisfazioni. Ragazzi, Andrea Gianbruno, la Giorgia Soleri che ce l'ha fatta, si è messo in testa dei capelli anni 80, è un'idea meravigliosa, farci divertire. Durante la sua trasmissione Gianbruno ha parlato di transumanza dei migranti. Però. Allora, transumanza è quando parli di greggi, insomma... Un errore da matita rossa, però un errore, insomma. Tra l'altro, Floris, permettici di esprimere la nostra vicinanza a chi è stato colpito da queste affermazioni. Giorgia Meloni. Io tutte le volte me la immagino che Giorgia torna a casa, no? Una giornata faticosissima, accende la TV, lo vede in onda, che sta per prendere la parola e dice... Ma che cazzo dice questo? Ma perché non far fantacascio come tutti sti rincoglioniti? No, lui deve dire... A parte che poi, ha fatto anche un video in cui proprio... Era isterico perché... Comunque, abbiamo un sospetto su Gianbruno. Sì, crediamo che quando per i migranti ha usato la parola transumanza, non lo faccia né perché sia razzista, né perché sia un suprematista bianco, insomma. Lo fa banalmente perché lui transumanza non ha la minima idea di che cazzo voglia dire, però suona bene transumanza, capito? Sì, esatto, lui gli suona. Ma chiudiamo con la rubrica Il caso umano. Allora, torniamo a Calenda. Però non è lui il caso umano di questa settimana, Cioè... di questa settimana perché è andato duro però è andato duro sul caso Magneti Marelli. Si è scontrato con i sindacati e ragazzi i sindacati che in Italia sono un po' i tassisti della politica, esatto, no? Quelli cattivi, insomma, scontro accesissimo in cui è intervenuto Marco Rizzo, il presidente onorario del Partito Comunista. Perché c'è ancora? C'è ancora, sì. Porca paletta. È uno che ha posizioni un po' strane, ma ultimamente diciamo che ha perso un po', si è alleato con i movimenti picchiatelli, soprattutto ha voluto dire la sua sul caso Magneti Marelli. La sua è questa. Noi la chiudiamo qua, questa è proprio una dimostrazione. Non commentiamo. Non possiamo commentare questo video perché
Cioè, non siamo comici abbastanza bravi per raggiungere questo livello di cialtronaggine. Lo fa già lui. Ecco, dopo non c'è nulla da dire. Guardate solo il video. Ecco. Ma qualcuno ha spiegato a Calenda che gli operai della Magneti Marelli mica vivono i parioli? Io non riesco a togliere gli occhi dalle ascelle. Sì, soprattutto dal completino con la canotta, vabbè. Ciao. Arrivederci a dopo.